funzione che io ho scoperto adesso, no? E infatti guardate come mi prende il cellulare, come c'è sta, devo togliere questo auto zoom, scusate. Ecco, adesso spero si senta, perché ho dovuto togliere anche, è rimasto un po' sfocato nel fondo, tanto la mia stanza non dice nulla, però ho dovuto togliere, forse dovrò tagliare i primi minuti del video, ho dovuto togliere l'autoseguimento del viso, perché mi prendeva troppo da vicino, prendeva soltanto il volto. E questo cellulare che mia madre mi ha regalato adesso a marzo permette di utilizzarlo come webcamera. Allora, perché poi avrei dovuto togliere la fondina, perché in effetti si surriscalda, però quello fa male alla batteria. Però in questo modo io c'ho la possibilità di non usare. Ho comprato il trespolo lì, il tripode, me l'ha regalato mia madre, a dire la verità, qualche giorno fa, prima delle vacanze, mi sembra, o durante il sabato, è stato o venerdì, e lì dovrei fare la live, soltanto che in questo modo ci sono meno interruzioni, perché facendo wifi ci possono essere delle interruzioni. Allora, visto che ho pubblicato dappertutto, voglio l'erba, voglio, vediamo un po' di scrivere qua nel mio gruppo Facebook. In live, così animiamo un po' i primi minuti, sono andati, tanto non è che succedano cose incredibili, e li taglio, perché non si è una cosa strana che potendo utilizzare il cellulare come webcamera vediamo un po' anche qua di mettere. Sto in live. Lo metto anche su. Su Facebook, ecco qua, vediamo un po' se lo pubblica, perché ho fatto una live in Facebook proprio utilizzando il tripode, però in questo modo non mi si scarica la batteria del cellulare. Se è un po' timido, ho paura che insomma, la prossima volta gli tolgo la fondina, credo che si surriscaldi lo stesso. Vediamo un po' di metterlo, fissare il posto in alto, vediamo se qualcuno entra. Ecco, dalla pagina della diretta si vede meglio. Bene, trash anarchico Pasquale gruelicamente pallido.
Tu come stai? Ti ringrazio molto per le donazioni che mi hai fatto. Allora, vediamo un po'. Guadagna. Super. Devo ringraziare queste persone che sono Trash Pasquale Gruelicamente, perché mi ha dato una donazione nella super chat. Voi domandate, io rispondo del 19 gennaio 2023. Poi Sar, che mi ha dato un super sticker. Poi non so se Igor o Ivan, che in uno short mi ha donato anche Ivan mi ha donato 19,99 euro nella live del 16 giugno 2022. In pratica ancora quel denaro lo devo ritirare. GS che mi ha dato 10 dollari AUD, credo che siano australiani. Grazie per i tuoi contenuti e grazie a te, super chat. Super sticker di SAR, 5 euro, nel tutorial di veterinaria come le unghie al cane, e Trash Anarchico Pasquale Gruelicamente Pasqualido, ecco un piccolo regalino da parte mia, la super chat del 19 gennaio 2023, e Ivan 19,99 euro il 16 giugno, già detto, no? Ma poi c'è stato, non so se Igor in una, perché qua non lo riporta, in una. Insomma, un po' di raffreddore. Questo cambio di stagione ha influito sulla mia cagionevolezza. Eh sì, il cambio di stagione fa venire l'influenza. Fa venire l'influenza. Poi c'è gente che vuole fare l'influencer. L'influencer è quello che si influenza e va influenzando gli altri, suppongo. E allora sono contento, almeno ho due persone live che mi seguono e non so, secondo sì, secondo YouTube siete in due, siamo solo noi, siamo solo con questo effetto bokeh dietro di me. Non so perché è carino come effetto, ma lo zoom che mi segue, che mi fissa sempre, non so, è eccessivo. Proviamolo di nuovo. Ecco, mi prende il primo piano proprio. Mi prende il primo piano. Un po', poi faccio dei gesti con la mano, è un po' come dire, proprio per avere il volto. Va bene per le reti sociali, va bene, però ecco, appena mi muovo, ah, hai capito, appena mi muovo che esco fuori campo e mi ritrova. Questa è l'intelligenza artificiale applicata alla camera, alla camera digitale. Mi allontano e si avvicina, mi avvicino e si allontana. C'è un po' sempre lo stesso, no? Cerca di stabilizzare l'immagine. Se io muovo il collo in avanti, va un po' indietro. Mo non fa niente, ha capito. Ha capito. Ha capito, però mi sembra che è lo stesso. Ah, ecco, perché qua interviene il grandangolare, per quello che è così ingrandita l'immagine. Qua c'è il grandangolare di dietro.
vediamo a ho aumentato l'effetto Bokken. In pratica, guardate, io alzo un po' le braccia, muovo, mi ecco in prossimità del corpo, si può vedere, se no diventa tutto sfocato. Che sfigata che è strano. Non l'ho capito. Allora, sto bene, grazie. Allora, un po'. E cosa succede se l'obiettivo riprende due persone? Non l'ho capito, e bisognerebbe farlo. Ma mi piace questo aspetto sfocato. Sembra la nebbia in Valpadana, guarda. Guarda, oh, come avvicino la mano al corpo, riprende un po'. Però mi taglia anche la capoccia. Sembra proprio che sto nella nebbia. Vediamo al massimo questo aspetto. Alto, effetto alto, e proprio non si vede niente. Solo quando avvicino un po' la mano, ma addirittura rimane sfocata la mano. Proprio sto in mezzo alla nebbia. Certo, così è bello per le foto. È bello per le foto perché poi ti fa un ritaglio naturale dell'immagine e tu la puoi usare come miniatura per i video senza fare l'edizione nel computer. Perché io a volte taglio la mia sagoma e gli metto un fondo bianco con strisce colorate. L'effetto con sfocatura ricorda una luce divina. Ah sì, poi io chiamandomi Sant'Enciana, appunto, mi manca solo l'aureola nella testa, ma potrei impiegare con l'aro di luce, con il cerchio di luce. Mi metto quello dietro la capoccia e sono Sant'Enchan, capito? Poi hanno arrestato nel nord Italia una signora, diceva di essere una vidente, che aveva la statuetta che piangeva sangue. Si è scoperto che c'era bisogno di fare un'analisi medica, era una statuetta che piangeva sangue di maiale. Si aspettavano forse che piangesse il sangue compatibile con quello della Vergine Maria, ma chi è che ha un campione di sangue della Vergine Maria? Voglio dire, sarebbe seccato. E come, vabbè che la gente crede nei miracoli. Adesso tolgo questo effetto, tanto con la camera potente che ho, anche con poca luce, riesco a trasmettere benissimo. E c'ha una risoluzione d'immagine pazzesca, bisogna riconoscerlo. Poi a proposito, dice Trash Anarchico Pasquale, gorillicamente squallido. A proposito di luce, vorrei chiederle una cosa. Come fa la sua stanza ad essere sempre così luminosa? Beh, perché ho delle luci, hanno luce Fiat Luz, che non c'entra niente con Giovanni Agnelli e Cesare Romiti, Fiat Luz. E poi, come potete vedere, mia madre mi ha regalato quel treppiedi con il cerchio di luce, non illumina d'azzurro, perdon, è che non sono un bravo oratore, non illumina d'azzurro d'immensità, ma c'ha un bianco paglierino giallognolo, un bianco fluorescente, un bianco latte, e poi si può regolare l'intensità. Giallognolo, insomma, no, non viene molto bene, dipende che si deve fare. Ecco, la temperatura nel cellulare mi sembra accettabile, ma la prossima volta mi ricordo. L'altra volta l'avevo usato senza cavo, e perché purtroppo il computer c'ha le prese USB dietro, e io ho dovuto prendere un cavo nuovo perché questo c'ha il micro USB-C
dai due estremi il cavo di questo cellulare. Adesso è uscito il Motorola Edge 30 Ultra, però è troppo per me, è troppo caro e poi non soddisfa le mie esigenze, cioè le oltrepassa le mie esigenze. Invece io ho questo bellissimo cellulare che è questo. Non so se c'ho dei problemi di colori e di immagine, però come potete vedere ho questo bellissimo cellulare che è il Moto Edge 30 Fusion. È meglio secondo me di uno che costa un po' di più, che il Motorola Edge 30 Pro. Io lo preferisco per design e per prestazioni a questo. E questo costa di meno del Pro, ma anche costa di meno del Edge 30 Ultra. Costa come un Samsung Galaxy S23 Ultra, più o meno. Se no, mi compravo direttamente il Samsung Galaxy S23 Ultra o aspettavo l'S24. Ora la devo lasciare, alla prossima. È stato un piacere assistere alla sua live. Buonanotte. Buonanotte, carissimo amico. E ricordati, per avere tante illuminazioni devi accendere tante luci. Poi io le luci le ho in quell'altra sala, quindi mi arriva la... Poi con questo cellulare c'è bisogno di poca luce, diciamo, molta visibilità. Allora, la ringrazio molto. Non vorrei abusare di lei, caro mio amico Trash Anarchico Pasqualicamente Pasqualido. La ringrazio molto della donazione dell'altra volta. Sono arrivato a $70. YouTube mi deve $70 e mi pagherà quando arrivo a un centone. Quindi a quelli che mi stanno seguendo, se non si possono fare un abbonamento, non so, nei miei video, in quelli che vi piacciono di più, date un super grazie, oppure partecipate della chat con un super chat o uno sticker. Se voi date un super grazie sotto uno dei miei video, potrete vedere come pagate in un'unica soluzione e mi aiuterete ad andare avanti, a portare avanti Baracca e Burattini, che ho spesi e poi sono disoccupato. Vediamo un po', intanto panoramica, vediamo analisi, contenuti, pubblico, ecco pubblico. Il pubblico generalmente, oggi è mercoledì, è abbastanza presente questa fascia oraria, però non tanto. Ecco perché io esco alle ore più strane, perché a me mi seguono persone da tutto il mondo, soprattutto dall'Asia, e quindi la domenica c'ho molte persone che mi seguono alle 23, mi seguono dal Giappone. Io pensavo che lei fosse in un altro paese con fuso orario diverso, ecco perché le avevo posto quella domanda. No, mi seguono un sacco di persone da Giappone, dal Siam, e purtroppo a volte, se voglio avere molte persone, visto che dall'Italia mi seguono in pochi, io ho iniziato a mettere sottotitoli in 150 idiomi dal 2021, da marzo o aprile 2021. Per tutto il 2021 e il 2022, e poi adesso ogni tanto i video nuovi quando posso li sottotitolo. Ecco perché ho un sacco di persone che mi seguono e lasciano dei commenti. Se lei potrà vedere, ho dei commenti di persone che mi commentano addirittura non solo in idiomi non europei che utilizzano l'alfabeto latino, ma addirittura in thailandese, in ucraino, russo.
Qualsiasi idioma, allora io devo utilizzare il traduttore per riuscire a capire che mi stanno dicendo. Qua non so che è successo che Facebook ripete. Non so come mai si è ripetuto il mio post in. Vediamo se ne cancello uno. Bene, perfetto. Adesso questo l'ho fisso. Già sta fissato. Non so che è strano la forma di pubblicare in. Ah, si è cancellato qualcos'altro. Sì, c'è stato. Che si è cancellato qualche altra pubblicazione, per cui non so che in Facebook, ma vediamo un po'. Il cestino di Facebook, non so dove. Vabbè, comunque se mi volete qua dice se mi volete fare delle domande, domandate pure. Io faccio queste live. Ecco. Allora, dove sta il cestino di Facebook? Registro di attività. Allora, registro di attività. Seleziona impostazione e privacy, quindi registro di attività. Allora, registro di attività. I tuoi post per controllare esempio foto, video, attività in cui ti hanno taggato, interazioni, gruppi. Solo tu puoi vedere il registro di attività. Video. Che hai cercato, video che hai guardato, cronologia delle ricerche, gruppi. Commenti, cestino, eccolo qua. Allora, ripristina tutto, vediamo che succede, perché era successo che avevo cancellato. È ritornato. No, ma vabbè, ma allora ditelo, no, ditelo. Insomma, altri 18, altri 19. Abbiamo questo non ha avuto like, questo non ha avuto like. Postiamo nel cestino di nuovo. Beh, allora che dire?
Non è molto movimentata questa live. Io pensavo, allora, io ero venuto a conoscenza di questo canale con la diretta in cui lei commemorava Piero Angela, anche se qualche giorno precedente qualcuno me ne aveva parlato. Ah, sono contento che la gente parli di me, sono contento. Lei cerca sul web Sant'Enchan, fra virgolette, in modo da scremare i risultati, lei troverà che ci sono sul web tantissime, tantissime coincidenze come Sant'Enchan. E poi provi a cercare in immagini. Adesso devo accendere un'altra luce. Provi a cercare in immagini come Sant'Enchan, tra virgolette, e vedrà che ci sono tantissimi risultati, che addirittura Google Search suddivide le mie immagini per categoria. Vediamo un po'. Ecco qua, lei cerchi e qua c'è un risultato. Guardi qua, allora vediamo, qua ci sono delle cose che non ho letto. Ciao, ciao Federico Bargiacchi, viva la cucina casareccia. Oggi ho caricato degli short di cucina casareccia. Qua c'è un link per trovare i risultati nel web di Sant'Enchan. Ecco qua. Qua avete un link. Poi vi faccio vedere le foto. Ecco qua. Come potete vedere in alto, più reporter, cucina casareccia, ci sono delle miniature con le mie miniature e delle scritte. E vedete, oltre alle immagini, se voi cercate in foto, tra virgolette, Sant'Enchan, vi apparirà un'infinità di categorie sopra: famosi YouTuber, audiobooks, video, ceie, non so che cos'è quello ceia, Flirk, Ten Chan San, non so perché Ten Chan San. Però ecco, io ho aperto una delle categorie, ce ne sono altre. Henry Charrier, Kwai Filtro, famoso YouTuber, Desafio Challenge, Benedetto XVI, record storico, afro-brasiliano, Sant'Enchan, Kimbanda Cultos, Pequeñas, Desafio. Non so, cioè, è pazzesco. Per esempio, sta creando Google Search con l'intelligenza artificiale delle categorie per tutte le mie foto. Poi cercate in foto e guardate che se entrate in una categoria se ne aprono altre. Ten San Chan San, non so perché, ma guardate, Ten San Chan non ha altre categorie, ma guardate un po'. C'è foto dei miei video in YouTube che io faccio quando posto delle cose artistiche,
Ma è pazzesco, veramente allucinante. Dailymotion, YouTube, Vimeo. Devo caricare di più in Vimeo e Dailymotion. Twitter, Facebook, foto queste dappertutto. Ci sono delle categorie, non so quante categorie, 30, 40, culto sacro, che ha a che vedere? Comunque sono dovunque perché sono dovunque. È incredibile quante foto mie si incontrino se voi cercate e condividete il link. Adesso vi do un link delle non so se già ve l'ho dato. Eccolo qua il link. Ah no, è troppo grande, è troppo largo il link per condividerlo. Troppo largo. E poi andate a cercare Stante Chanfrà di virgolette e trovate in video e trovate che non lo posso vedere neanche io, ma sarà così. Ci sono, ah no, ecco, mi sembrava strano. No, vediamo un po' perché ho i risultati omessi. Ah, ecco, beh, qua risultano soltanto. Poi molti video anche non sono miei in assoluto, ma risulta che si trovano circa 3.600 risultati. E quindi molti video non saranno miei, o saranno tutte le foto, non so, le animazioni delle altre reti sociali, tipo TikTok, non so. Però, ecco, si trovano addirittura col titolo in inglese, quando io gli ho messo il titolo in italiano. Pazzesco. Pazzesco. Sono dei siti che riportano il mio materiale, ma tanto dei siti web come dei siti in immagini, soprattutto, e dei siti video con la traduzione. E quindi puoi trovare i miei video in altri siti perché io ho autorizzato a fare questa operazione. Ho autorizzato a fare questa operazione, ma solo fra virgolette, Santen Chan web si trovano 283 risultati almeno. Poi se trovano a volte un giorno alcuni risultati, altri giorni altri. Dipende. Però voglio dire, ce ne sono di risultati. Non si può dire, ah, non trovo nulla di te. Poi devo dichiarare che sono umano per continuare a ricercare. Perché ho ricercato troppe cose su una cosa sola. Si trovano tra i risultati del web molti video miei. Addirittura di pubblicazioni di altri. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che dovevo fare una live da molto tempo, ma come al solito non mi preparo e quindi ho argomenti, gli argomenti che ho. Comunque, per fare una live così, avere due spettatori è pure troppo. Ditemi voi, certo, lo so, sono orari difficili, sono orari impossibili. Mi rendo conto e alla fine si agganciano due o tre persone. Io una volta facevo live di pomeriggio, il mio pubblico una volta mi seguiva di pomeriggio
e c'avevo almeno 4, 5 persone, 8 persone seguendomi. Adesso no. Vediamo un po' di vedere, di mandare dei messaggini a delle persone connesse in Facebook. Vediamo contatti attivi, perché io ho imparato che mandare tanti contatti a persone adesso sembra che attivo non c'è nessuno in Facebook. Strano. Walter Junior Salami ha reagito bene al mio post. Vabbè, mi piace come si trasmette attraverso il cellulare. Mi piace l'idea. Non mi vedo in tempo reale nel computer, ma almeno non ci sono i lag che ci sono nel wifi. Allora, è rimasta un po' indietro la pagina della live, la schermata della live. Ma seguitemi, seguitemi sul web. Cercate Sant'Enchan sul web. Mi raccomando. Poi ho finito di vedere una live dell'avvocato Catania Francesco. Molto interessante. La prossima volta le live le farò con un sito per mettere gli interventi in sovraimpressione. Vediamo un po' analisi del canale, panoramica. Non male. Faccio degli short che vanno dalle 200 visualizzazioni a più, 800, 1000. Vediamo un po'. Allora, sto recuperando le ore di visualizzazione. Nell'ultimo anno ho fatto 3356,5 sulle 4000 che dovrei avere, però le ho iniziato a aumentare il sabato 10 dicembre con gli short, perché gli short ti danno molte visualizzazioni. Sono arrivato a una cima di 8186 lunedì 16 gennaio 2023, e anche con 7402 il 24 dicembre. Quindi già sono riuscito a fare gli ultimi 365 giorni 341.895 visualizzazioni, quando ero arrivato fino al 1° dicembre 2022, che avevo 902.000 visualizzazioni del canale. Adesso ne ho 1.200.000 visualizzazioni del canale. Poi mi dice che visualizzazioni, i dati relativi ad alcune date, 19 dicembre 18, hanno valori in difetto. Vabbè, comunque in totale c'ho 28.235 ore di visualizzazione, 1055 iscritti e entrate stimate 249 euro con 5 centesimi, ma in 10 anni. Io vi dico sempre tutte le cose, non altero nulla.
Sono sincero, anche se devo fare un sincericidio. Adesso ho avuto gli ultimi 60 minuti 25 visualizzazioni. Questa live non so quante visualizzazioni ha raccolto. Adesso siete in 3, 2. Non so, forse troppo tardi. La notte è piccola per voi. Mi piacerebbe, vediamo contenuti. Ecco, 16 aprile, che mi sembra che questa domenica, la sera, sempre la sera, ci sarà una mia premiere. Se vi può interessare. Se vi può interessare, ci sarà questa premiere. Un saluto a Walter Junior Salami. Ciao Walter Junior Salami, mi raccomando, grazie di tutto per tutto, grazie di seguirmi. E guardatevi, c'è un tutorial di gastronomia a Saricia, che vi ho dato il link nella chat. Guardatevi questa domenica sera questo tutorial di gastronomia, che sto lavorando con una collaboratrice. Forse magari vi interessa. Ho fatto anche moltissimi short di gastronomia. E quindi che dire? Quindi che dire, quindi che dire. Che questa live ha avuto 11 visualizzazioni. Adesso torno subito, aspettatemi, eh.
Eccomi qua. La notte piccola per noi. Eccomi qua. Scusate che sono mancato, ma insomma, il cane voleva uscire fuori. Saluta anche la Psycho Igor. Ciao Psycho, ciao Igor. Grazie della tua donazione dell'altra volta, Igor. Poi se anche tu, Psycho, vuoi contribuire, io devo sistemare qua la mia stanza. Ma che è successo? Si è ribaltata l'immagine? Perché io pensavo che. Ma io prima indicavo così e ci stava dall'altra parte. Non so che è successo qua toccando la camera. Madonna Benedetto, sto ingufato. Ecco, adesso facciamo però un seguimento senza uno zoom. Mi segue, no? Vedete come mi segue? Che se io vediamo un po' nello schermo temporale della live. Se io mi avvicino, si allontana. Se io mi allontano, si avvicina e a. E ah. Però meno male che non ho fatto uno zoom troppo forte perché mi prendeva negli occhi prima. Guardate l'inizio della live e non sapevo io di averlo attivato. Però questa è l'intelligenza artificiale nelle camere, no? Che in pratica tu ti filmi da solo, ma è come se qualcuno ti sta seguendo con la camera perché vai di qua. Vai di là, fai che non ti vuoi fare riprendere. Poi ho messo l'effetto bokeh sfumato nel fondo. Non è che c'è qualcosa da occultare, ma così la gente dice: chissà dove sta, chissà che sta a fa. E non sto a fa niente in pratica. Però ecco, sto sperimentando con la camera. Questo era un video. Domandate, fate le domande, io rispondo, però qua mi sembra che io sto a fa pazzo e voi state guardando. State guardando uno al crepuscolo, col cervello nel crepuscolo. Però è bello, mi piace questa intelligenza artificiale. Uno può fare pure lo scemo in camera e. Saluta Gabriele May. Ciao Gabriele May, ma perché non entri mai nelle mie live? Vabbè che le volte che le faccio alle 23, alle 24. Lui magari sta in struttura che non è che può mettere nello smart TV la mia live, se no lo croccano di botte. Diventa un croccantino tante volte che lo croccano. Però mi piace, guardate come mi segue. Come mi segue io che ho sempre avuto le mie live fisse in una parte e invece questo è molto strano e sta facendo lo zoom. Chissà che cosa capisce il cellulare, che ogni volta che faccio così deve avvicinarsi. Poi ogni tanto guardate che contorni nitidi, guardate che immagine nitida e poi diventa opaca e poi si sfuma. E poi fa tutto lui questo cellulare. Ho dovuto mettere il microfono analogico perché si direbbe che questo cellulare non filma col suono, però lo posso utilizzare da webcamera, capito?
lo posso utilizzare. Adesso voglio vedere se si è scaricata la batteria o si sta surriscaldando perché si sta caricando. Io temo che si stia prima o poi mi abbandona e che c'è solo 4300 microamperio. Però ciao Gabriele May, ciao, mi raccomando, cerca sul web Santen Chan, cerca sul web. Lo leviamo l'effetto sfumato nel fondo o no? Che ne pensate voi? Io poi quel tripode, visto che posso utilizzare il cellulare come webcamera, e per chi non avesse visto, Federico Bargiaco, mia madre, mi ha regalato il Motorola, ecco, bravo Motorola, inquadra, inquadra meglio, inquadrati, anzi, mi ha regalato il Motorola Edge 30 Fusion, perché il Pro costava un po' di più e insomma non aveva tanti Pro. Salta gli annunci. Ah, adesso ci sono. Ah, ciao, io ti maledico. Ciao Marcello. Sì, per me. Ah, ci sono degli annunci. Non so, mi dice salta gli annunci. Salto gli annunci. Ma c'erano degli annunci, annunci saltati. Allora, ciao Gabriele May. Ciao Marcello. Sì, mi ha regalato questo Motorola, il Edge 30 Fusion, che costava un po' di meno del Pro Edge 30 Pro, e c'ha queste due vantaggi, che tutti gli Edge adesso usciranno gli Edge 40, ma alla seconda metà dell'anno, e a me non me ne può fregare di meno. C'è questo Edge 30 Fusion che è bellissimo, poi c'è l'Ultra, quello che costa molto di più ma è sprecato, poi con 200 megapixel di camera io che me ne faccio. Se devo fare una live, va bene, che io non sapevo che questi cellulari li puoi usare, come vedete, sta con il cavetto USB collegato al computer e c'ha un hardware. La camera la puoi utilizzare come webcamera. Io adesso lo sto utilizzando come webcamera il cellulare, così non c'è il lag di una live fatta wifi. È incredibile, ma guardate, guardate, e poi c'è l'effetto questo di sfumare lo sfondo. Non so a che cosa può servire. Forse ti trovi in un parco e hai paura che ci siano dei minori di età. Ma c'è anche da dire questo, che c'è questa intelligenza artificiale che mi fa impazzire. Divento scemo io, perché c'ha l'autofocus, io l'ho messo al massimo, per cui fa un seguimento. Se tu fai così. Guardate, guardate, guardate come ritaglia l'immagine. Se fai così, ti riporta al centro. Quindi anche quando filmi normalmente, non solo per fare delle live, non solo per pubblicare. Mario Circello purtroppo è da molto tempo che non lo sento e mi dispiace moltissimo perché eravamo rimasti amici, eravamo amici. Anche se poi abbiamo avuto quel battibecco e quel famoso video che io ho salvato nel mio canale, ma saranno quasi 3 anni o più di 3 anni che non carico un video in YouTube. È da fine 2022 che non sta su Twitter, e lui aveva detto che voleva preparare la sua figlia, gli stava parlando nell'eventualità che morisse. Io spero di no. Però fumava moltissimo, forse non sarà stato per colpa del fumo, ma veramente mi dispiacerebbe molto che gli sia successo qualcosa. Allora, la prima metà di l'inizio di questo video forse lo dovrò tagliare. Ecco che l'intelligenza artificiale fa delle sue, io non mi sono neanche mosso. L'intelligenza artificiale scatta, inizia a fare cose strane, inizia a ma l'intelligenza artificiale, ma è veramente intelligente? Vabbè, allora io vedo che
che mi inquadra come vuole, si vede che c'è autonomia decisionale, però devo usare il microfono, devo usare, cioè, come mai non funziona il microfono del cellulare? Hai mai parlato della divinazione nell'antica Roma? No, mi piacerebbe, ci devo parlare, devo raccogliere del materiale. Ultimamente mi sto affidando agli short perché faccio molte visualizzazioni, voglio recuperare le ore di visualizzazione, ho paura che mi tolgano la monetizzazione, però non faccio più tanti video come una volta. Adesso che ho più pubblico forse farei più visualizzazioni. I video migliori li ho fatti dal 2013 al 2015 perché li facevo pieno di entusiasmo e senza pensare alle visualizzazioni, a tutto il resto. Poi con il tempo mi sono reso conto, YouTube mi ha pagato la prima volta nel 2017 $150, che avrei potuto vivere di YouTube. Allora ho iniziato a essere più razionale nel fare i video, ma prima li facevo per il gusto di farli. Quindi se volete guardare qualche mio video divertente, guardate i video che ho fatto con anteriorità al 2016, anche 2016. Poi iniziano a essere molto tecnici. E volevo parlare degli King, o i King, che sarebbe la divinazione cinese. Certo che avendo un cellulare del 2023, dovendo parlare con un microfono analogico, insomma, mi sembra una cosa, ecco, c'è l'audio. Una volta, per vedere se c'avevo l'audio nel portatile, ho messo l'audio, poi quando ho ascoltato ho voluto abbassare, ma ho schiacciato il bottone di annullare il microfono e ho fatto tutta la live muta. E poi ho dovuto parlare io in un registratore vocale e metterci l'audio nel video, una cosa pazzesca. Ho sceso la live perché non si può mettere come musica una pista in YouTube. Quindi ho dovuto cancellare la live dopo averla sceso e ci ho messo una pista mia che dicevo quello che dicevo nella live, se me lo ricordavo. Comunque mi fa piacere che siate in quattro. E siamo aumentati notevolmente, da far paura. Ah, ma se io guardo la pagina della diretta, lo specchio ce l'ho dietro di me dove deve stare. Se io guardo la pagina che vedete voi è speculare e va in ritardo, non so perché. Lo specchio sta dall'altra parte. Non so quale delle due sia al contrario adesso. I Ching non li conoscevo, grazie. È vero che sei un orientalista? Sì, beh, diciamo, non sono orientalista nel senso che non ho studi di orientalistica, sono un perito ragioniere, però ho letto molti molti libri, come puoi vedere, sul buddismo, di antropologia, etnologia. Un momento, che vengo subito.
Sì, da giovane mi piaceva leggere soprattutto di civiltà lontane, temi di antropologia, di etnologia, di cultura generale, storia delle religioni. Io sono sempre stato ateo, ma ho sempre letto storia delle religioni di tutto il mondo. Adesso avete visto quello che ha fatto il Dalai Lama, no? Quello che avrebbe fatto a gennaio di quest'anno o dell'anno scorso, non mi ricordo, che ha mostrato la lingua a un bambino e gli ha detto Suga. È veramente, non so se è l'età che si sta rimbambendo. E il Dalai Lama ha chiesto scusa al bambino e alla famiglia del bambino, ma gli ha fatto più o meno così. Si erano messi fronte nella fronte e all'improvviso Dalai Lama fa questo. Ma chi si credeva? I Kiss, i Rolling Stone? Che musica ascoltava da giovane? Veramente mi ha lasciato un po' interdetto, però vabbè, si vede che ci ha avuto i suoi 5 minuti da bischero, insomma, perché quando mai si è vista una cosa del genere? Tutti urlare, è uno schifo, è uno schifo, e lui a chiedere scusa. Ha fatto bene a chiedere scusa, è stato un gesto di tracotanza. Sì, ma oltretutto già di per sé fronte nella fronte con il bambino lì, ma quando rimbambiscono i veli cadono e mostrano quello che sono a tutti. È vero, è vero, ha fatto bene a chiedere scusa, ma io mi domando soprattutto perché si è abbandonato a un'esibizione del genere? Poi a un bambino fargli, perché già stava magari in soggezione, perché si trattava del Dalai Lama. Non so se era un bambino tibetano o himalayano, perché per loro è come il Papa da noi, e gli fa proprio a pochi centimetri. Vabbè, che io sapevo che nel Nepal si salutano facendo il gesto dell'ombrello e tirando fuori la lingua così. E anche straguzzando gli occhi, perché la dea Kali, se voi guardate le raffigurazioni indù, la dea Durga o Kali, sta sempre così. Però non lo fanno faccia a nessuno. Comunque ti salutano facendo la linguaccia e facendo il gesto dell'ombrello che faceva Totò. Ma sì, ma infatti, ma io dicevo oggi a mia madre a pranzo, c'era l'udienza del Papa, che bella benedizione l'udienza del Papa. Se fossimo immortali, se potessimo diventare immortali, le religioni si andrebbero a fare benedire, perché sono sorte per spiegare le questioni del mondo che la scienza di 2000, 6000 anni fa non poteva spiegare. E anche perché siamo mortali, perché se fossimo immortali, io credo che già ci sono sempre meno religiosi oggigiorno, ma se fossimo immortali, nessuno sarebbe religioso. Io non sono religioso perché sono razionale, non può sopravvivere nulla. Gli antichi egizi mummificavano i cadaveri e pretendevano che dopo avergli tolto gli organi e messo gli organi mummificati nei vasi, l'anima potesse ritornare nel corpo, che ci sarebbe stato un cordone d'argento che univa il corpo ben conservato con l'anima, se no si perdeva i contatti con l'anima del defunto e questo vagava nell'etere. Allora, era un'ancora di salvataggio per poter ritornare a questa dimensione da parte dell'anima del defunto, il corpo ben conservato,
ma ci sarebbe stato un giudizio universale alla fine del quale, non so come, ritornavano gli organi nella salma e questo rinasceva. Forse magari, non so come, sarebbe potuto risorgere il corpo che vivificavano con il natron, con il sale, addirittura lo conservavano con la retina e pretendevano che dopo il giudizio dei morti, alla fine dei tempi, insomma, potesse rinascere quel faraone modificato, potesse rivenire a vita con quel corpo che gli avevano tolto gli organi perché marcivano, messi sotto sale, salnitro, conservato il cadavere mummificato, il corpo. Io cerco di evitare certi termini perché altrimenti il supremo algoritmo di YouTube si imbippa. E poi non è caldo il cellulare, ecco, funziona bene. Io, ecco, cambia inquadratura e si allontana. Adesso si allontana che mi sono avvicinato e stavo vicino, mi filmava, no, stavo lontano, mi filmava vicino. Adesso mi sono avvicinato e forse dà fastidio alla vista l'effetto bokeh. Momento. Ecco qua. Allora, dove eravamo rimasti? E se fossimo immortali, non avremmo bisogno di religioni. È vero, il divino Marchese Sade disse: quando avanzano le scienze, retrocedono le superstizioni. Purtroppo non sempre così, perché le religioni stanno retrocedendo, però avanzano le nuove superstizioni. Cioè, tutti i paranoici, i cospiranoici, per esempio anche quelli del New Age, che non si credono religiosi, però adottano tutta una serie di pratiche senza sapere che sono pratiche religiose in pratica. E quindi alla fine c'è molta più superstizione, perché superstizio significa credenza superflua. Se prendiamo una persona medievale, non era superstizioso, era religioso, perché a quei tempi la scienza e la religione coincidevano. Ma oggigiorno credere nelle cose che la scienza ha smentito è essere superstiziosi. Nella preistoria le persone non erano superstiziose, erano animiste, erano moniste, credevano nella forza della natura e nelle sue energie. Però adesso che quelli del New Age mi vengano a dire che ci sono energie nella natura, spirituali, che hanno altre vibrazioni, altri hertz, altre frequenze, quello è superstizione, perché ritornare a credenze che c'erano all'epoca preistorica, dove credevano che i boschi avevano un loro spirito. Tutte queste cose possono sopravvivere nella poesia: lo spirito dei boschi, lo spirito dell'oceano, lo spirito della nebbia. Però una volta ci credevano alla lettera, nella preistoria in poi, perché anche nel medioevo cristiano, che tutte queste cose dovevano essere superate, in pratica erano culti a livello di popolo, no? Che credevano. Però vabbè, sono contento che mi seguiate, però datemi, siete in tre, datemi, ecco, ben, ma com'è che fa gli zoom questo cellulare, mannaggia, non so se disattivare il seguimento intelligente, perché la volta che mi fa una bella inquadratura la rovina, mannaggia, ecco, inquadrami bene, inquadrami, hai capito? Forse perché non guardo, inquadrami bene, poi vedo che è un po' rovinata, si sta surriscaldando forse il cellulare, d'altra parte 1:17, adesso tolgo questo seguimento automatico. Allora,
Ecco qua l'immagine normale, dai, su questo seguimento che andava avanti e indietro, andava già così. Come potete vedere, ho dovuto accendere un'altra luce dall'altra parte. Volevo accendere l'anello qua prima, ma avevo acceso la abat-jour di là. E così si vede l'immagine fissa, perché voglio vedere quelli che guarderanno la video. Che vedranno la video, la live, come la vedranno a quest'ora. Poi io sto i numeri. E beh, che mezzanotte, non posso vedere l'ora. Mezzanotte 14 e abbiamo entrato. Però è così. Ormai le istituzioni religiose avete dato solo 2 like, mi seguite in 3. Chissà quanti mi hanno seguito fino adesso, ma ho avuto solo 2 like. Vediamo, rinfreschiamo questa pagina. 11 persone. Dal vivo e vediamo un po'. Ah, che miniatura gli ha messo? Non c'è una miniatura. Vabbè, vabbè, poi insomma fa niente. La mettiamo noi la miniatura, perché io faccio questi dettagli intelligenti. Guardate le mie ultime 2 live, una di 17 minuti quasi 18 e un'altra di 3 minuti e 35, la più corta. Ho fatto delle cose molto belle, si fa per dire, insomma. Allora, retrocedono le religioni, avanza la scienza, ma purtroppo ci sono molti analfabeti funzionali e interpretano tutto alla lettera. Addirittura, io sono entrato in un chat, di Telegram dove discutevano contro i medicinali e la medicina, la scienza, sulla luce di quello che avrebbero visto nei fumetti giapponesi, nei fumetti animati, nei cartoni animati giapponesi degli anni 90. Già lo dicevano all'epoca, ma parlavano sul serio, eh? E poi anche i Simpson, molti li prendono come dei profeti. Beh, come dire, vi devo lasciare. Questa live è durata 1 ora con 20 minuti. Dovrò ritagliare, forse lo farò, forse no, la parte muta. E mi raccomando, statemi accorti, fatemi bene, sto per finire la live. Ciao.